Mi riconosce, signor commissario? Maresciallo Pasquale Zagaria, a rapporto. Signor commissario, la banda dello zoppo ormai è accerchiata. I banditi non possono sfuggirci. Se lei mi autorizza, io così vestito da donna delle pulizie, non più tardi delle 7, io li agguendo e li ammanette. Una notizia di cronaca nera. I componenti della banda dello zoppo, che erano stati accerchiati dalla polizia, sono riusciti inspiegabilmente a fuggire. Brigadiere Pasquale Zagaria, a rapporto. Signor commissario, ho scoperto attraverso quale maniche i contrabbandieri portano il quadro di Raffaello rubato nella chiesa di San Domenico di Bavagna. Se lei mi permette, così diciamo travestito da Montanero di Montagna, io domani il quadro lo riporto a Santa Bavagna. Vuol sentire un canto di Montagna? Per provosini! Scusi tanto, come non è? Il quadro di Raffaello rubato nella chiesa di San Domenico si trova già in America. I presunti contrabbandieri arrestati da un brigadiere erano invece un gruppo di gitani. Vice appuntete Pasquale Zagaria, rapporto. La rivolta al carcere di Regina Cera è quasi domenica, signor commissario. Solo 7 rivoltosi si rifiutano di scendere dal tettolo. Ma se lei mi autorizza, io così travestito da spazzacamino, li raggiungo e li costringo alla resa. Vado e vengo. 7 detenuti evadono da Regina Celi portando come ostaggio uno spazzacamino. Ultima edizione, riporta Regina Celi. Agente semplice Pasquale Zagaria a rapporto. Signor commissario, da maresciallo a guardia semplice mi avete degradato e non ho fiatato. Dalla squadra mobile mi avete mandato all'archivio e non ho fiatato. Adesso che dall'archivio mi volete mandare alla sezione cinofila a dare la peppa ai cani poliziotto, con tutto il rispetto per i cani poliziotti che sono sempre dei colleghi, mi dispiace, signor commissario, ma io fieto. Quindi a malincuore sono costretto a rassegnare le mie dimissioni. So già che rifiuterete, so già che direte di no, ma signor commissario, è una questione di dignità. Zagaria non cede. Dimissioni ho detto, dimissioni saranno. Accettate, la polizia ringrazia. Grazie al Kelso. Fior di gaggia, due cose avevo nella vita mia, prima la memme e poi la polizia. Fiore di preto, la memma è morta quando sono nato, anche la polizia mi ha abbandonato. Fior d'ogni fiore, condotto che mi hai pugnalato al cuore, la polizia rimane il primo amore. Fiore scarletto, ma adesso più non sono un poliziotto, e quindi questo amore io me lo sbetto. Fior di verdura, vivo in campagna in mezzo alla natura, ma il cuore non sta qui, sta alla questura. Roba da pezzi. Ma questo non è una stanza, è una stella. Ma dico io, ma che... Pupetta mia, sei tanto care come moglie, ma proprio sei incasinata forte come donna, scusatendo. Che cosa ci vuole a tenere un po' d'ordine qua dentro? Su, cosa mi fanno venire i nervi a me, mi fanno.
1, 2, 3, prova. 1, 2, 3, prova microfono. PS chiama G22, PS chiama G22, G22 rispondi. Va bene G22, passo e chiudolo, passo e chiudolo. Pasquale chiama Pupetta, Pasquale chiama Pupetta, Pupetta gli risponde. Senti, Pupetta, lo vedi? Lo vedi? So questo quadro, lo vai a attaccare, sì o no? Mica io... No? Chiodo. Ecco. Eccolo qua. Però senti, Pasqua, un martello potresti pure prenderlo. Ma che so, festa andare a spendere i soldi per il martello quando ho delle belle manine delicate come le tue, eh? Quando la moglie ha le mani di feta, ogni carezza è una martelletta. Please. Senti, Pupetta, parliamoci chiaro. Tu mi fai nervosire solo in una parte. Quando io la mattina ti chiamo all'interfonico e tu non mi rispondi. Lo sai che se mi vengono i 5 minuti? Stamattina ti ho chiamata 3 volte. G22 ha fatto l'uovo, G22 ha fatto l'uovo, G22 ha fatto l'uovo. Che fai, alzi la voce? Io? No, la basso. Se volete ottenere una maggiore ricezione e non disturbare i vicini, abbassate il volume della vostra voce. Lo dice anche l'Orso Mendoli alla televisione. Senti piuttosto. Segui, c'è nessuno? Oh! Chi sei? C'è nessuno? Vado ad aprire. Vado io, è meglio. Forse aspettano. No. Zagaria, quando lo fregano? Io non so mica fesso. Io ce n'ho di scenzoli qua dentro la chepa. Un momento. Prendiamo questo bel microfonino invisibile. Un micro-microfono. Ce lo piazziamo dentro questo fiore in modo che io possa registrare tutto. Quando triprova, quando triprova. Se... Funziona alla perfezione. Chi è? So io, sono venuto a leggere il contatore della luce. Documente. Che? Documente. Ma tu guarda questo. Chi è? Vediamo. Andri. Andri. Alto momento. E mo che fai? A sor cosa, perché ti metti il microfono nel fiore? Quelle domande le faccio io. Dove stava la notte a 15 maggio lei? A ridaglie, con tua sorella. Si accomodi, prego. Beh, io ho finito. Sì, le foto sono venute bene, me ne mandi 6 copie a casa. E questi chi sono? Pronto intervento, la celere, è il nuovo contingente. Signora Pupetta! Luconiglio vostro? Che state a fare? Yoga. Lo succo di frutta. Il signor Pasquale, il marito vostro, dove sta? Lo puoi trovare a casa, sta a fare l'interrogatorio del terzo grado. Avanti, confessa, disgraziato. Sono... Dove sei stato questa notte? Sei stato con quella troia, eh? È inutile che neghi. Io lo so, tu la notte la passi con le troie. Sei un porco. Avanti. Vai adesso. Ma che sei surdo? Sono bussato 2 volte. Il burino bussa sempre 2 volte. Che c'è? Che c'è? E sono venuto a protestare perché lo coniglio tuo si mangia l'insalata mia. Sì? Un momento. Nome, cognome e indirizzo. A me? E che non mi capisci, sono 20 anni che abitiamo vicino, nome, cognome e indirizzo. Formalità. Con tutti questi dirottamenti aerei non si può mai dire. Tu sei il tipo erebo. C'hai la faccia del Fedainoli. Che c'ho io? Del Fedainoli. Silenzio. Ma che è? Silenzio. Signor Pasquale, perché si mise un microfono dentro la penna stenografica? Non sono affari che ti riguardano. Vabbè, questo affare non mi riguarda. Però mi riguarda lo fatto che lo coniglio tuo si mangia sempre l'insalata mia. Nome, cognome e indirizzo. Un'altra volta, mo. Non tuo, del coniglio. Lo tuo, lo coniglio, se non lo sai tu come si chiama, scusa. Già, però ci vuole le provole. Tu ce l'hai le provole? No, sono portato un po' d'insalata, se la vuoi. Ignorando come una talpa.
Lo riconosceresti, conigli, che ti mangio la zaletta? E certamente che lo riconosco. Vieni con me. Sì. Ecco, questo non è un coniglio. No, eh. E neanche questo. Nemmeno. Questo è un coniglio. No. Lo riconosci? No. Come no? Quello non è un coniglio. E che è un elefante? No, non è un elefante, ma è una coniglia femmina. E se vuoi te porto da fuori e te lo faccio vedere. Oh, quelle domande le faccio io. Bisogna procedere con metodi scientifici. Ah? Con metodi... buonanotte. Bisogna fare il confronto all'americana. Vieni con me. Vieni. Eccogli di dietro. I piedi. Tu non fumare coccodè che ti sbatti in gel di isolamento io. Qual è il coniglio? Quello. Bravo. Dunque, tu adesso mi fai una regolare denuncia su un foglio di carta da bolla da 600 lire. Ci metti un francobollo da 25 lire, poi mi paghi l'IVA, il 12%. Oh. Dopodiché iniziamo le indagini. Ma insomma non ho capito. Io oltre a perdere l'anzalata ci debba rimettere pure i soldi per la carta da bollo, lo bollo e lo francobollo. Ma tu che te mi sangavo? Fossero un po' di scemo. Uè. Io sai che faccio? Che fai? La prossima volta piglio lo coniglio, la cira e me lo mangio. Ah sì? E io ti arresto. Per omicidio prepotente. Per omicidio prepotente. Preterintenzionale. Quello. E allora sai che faccio io? Che fai? Io, in base all'articolo 622 del codice di procedura penale, ti controdenuncio per sottrazione di ortaggi propri personali dalla terra mia stessa medesima. Ma, articolo 37b, comma 22, legge del 15 maggio 1927. Ignorante. Troglodita che non sei altro. La faccio vedere io la legge del 25 maggio 52. Sull'estrico ti mando. Anche i fagiolini mi mangio io. Pasquale! Le vai le guaglie a colazione? Beh, veramente le quaglie non è che mi piacciono molto. A me le quaglie piacciono. Quando c'è libertà di scelta. Ammezzo, bel colpo. Dalla freccia al consumatore. Breva, ottimo colpo, sei degna del muro di Zurigo. E chi? Guglielmo Tello. A proposito, hai comprato i dischi di musica operistica? Ah sì, sono stato ieri. Dunque ho preso La ragazza del Faruestoli e Il pediluvio della Travieta. Lasciate ogni speranza a voi che entrate. Metafosfori, atto terzo, inverno 5, Pasolino. Pasquale, mi dai il coltello? Un momento. Mi serve per rompere l'uovo. Hai un momento. Chi è? Pupetto, questo è il quinto tavolino, per cortesia. Ma io te l'avevo chiesto il coltello. Vabbè. Guarda che t'ha preparato Pupetta. Ah, grazie. Pupetto, poi lo sai che questa roba è pesante di mattina, il pene, l'uovo. Ma è il breakfast. Ah, beh, se è festa, allora tanto vale che... Io vado a fa footing. Ecco, bravo, va a fa... Dove vai? A fa footing. Ah. Se glielo dicevo io, s'offendeva. Il capo può essere fiero di noi. Tutto ha funzionato alla perfezione. Bisogna riconoscere che l'idea di nascondere i brillanti dentro i pompelmi la poteva avere solo uno che ha i pompelmi quadrati, eh. E pensare che prima i pompelmi mi facevano schifo, ma ora mi piacciono assai. Fanno bene perché contengono le vitamine. No, fanno bene perché contengono brillanti. Tra mezz'ora l'operazione pompelmo è conclusa. Se il diavolo non ci mette le cose. Ce l'ha messa. Porco diavolo. Che diavolacce sua. Porco. Donne di campagna mi sono sempre piaciute. Perché? C'hanno qualche cosa di più. Andiamo, dai, che si è fatto tardi. Ma
Pasquale, tesoro, ti preparo una spremuta di Pompelmo. Senti, pupetta, io per scrupolo professionale ho fatto delle fotografie, ho preso il numero della targa a quelli del camioncino. Ma pensa che non ce n'era bisogno perché si vedevano in faccia che erano dei galantuomini, proprio. Che stavi a dire? Se vuoi una spremuta di Pompelmo. No, sto facendo la dieta macrobiotica. E in che consiste sta dieta macrobiotica? Si buttano i fagioli e si mangia la cotica. Ah. Come un buon Pompelmo non è che fa meglio. Era pieno di Pompelmi. Cosa? L'ho preso dal camioncino. Ah, dal camioncino. Pupetto, quante volte devo dire che la moglie di un poliziotto non... Ex! Vabbè, di un ex poliziotto, non deve mai appropriarsi neanche di uno spillo. Beh! Beh, vabbè, comunque tu non è che hai preso uno spillo, hai preso un buon belmo. E questi che so? Ma guarda che schifo oggi, la frutta è veramente una cosa terribile, tutto sofisticato, non si può più nemmeno mangiare. Ma come li concimeranno? Chissà che ci mettono qua al posto di nocciole. C'è queste cose qua che... Ma Pasqua, io mi sbaglierò, ma questi sono brillanti. E sembra uno schifo, ci mettono brillanti. Brillanti? Brillanti quelli veri. Sì. Un momento, nessuno si muove da questa chiesa. Con Gelma, cerchiamo di riepilogare i fatti. Dunque, con Gelma. Dove si coltivano i pombelmi? In California. E come è arrivato un pombelmo dalla California a casa Ma mia? Ma io l'ho trovato nel camioncino. Nel camioncino. E quanti erano? Ma 50, 60. Sicura? E quanti se no? Pasquale. Tutti i pombelmeri? Ah no, quelle cucuzzere. Pasquale, sveglia, della guerra è finita. Non sappiamo neanche che ricominciare, figurati. Pasquale, quelli che tu hai definito persone per bene sono banditi che trafficano in brillanti e mettono i brillanti nei pompelmi. Quindi quando si accorgeranno che ne manca uno, vengono qua e ci fanno fuori. Questo è vero, di qua non si scappa. No, no, se scappa pure subito, Pasquale. Aspetta un momento, prendi la polizia, andiamo dai pombelmi. Prendi la polizia, la miseria. E i brillanti adesso dove sono? I polli. I polli? Li hanno mangiati i polli? Lessi, vai subito ad acciuffare i polli e portali qua. Subito, di corsola! Adesso vedi, Lessi, li abbende tutte e due e li porta qua. Vai, tu, vai. Vai, se non mi vengono 5 minuti. Allora, Lessi, parliamoci da uomo a uomo. Lungi da me di fare della polemica, ma io non posso promuoverti brigadiere, perché se tu mi porti sempre la ciabetta, che figura non ci faccio con pupetta? Da fesso? Non mi puoi conciare in questo modo, io ho la mia personalità di uomo. Se io ti ho detto che questo mi sta stretto, non lo vedi che mi hai tutta la peggio di fuori? 3 misure di meno. Poi il cavallo è piccolo e se mi devo abbassare per prendere qualcosa come Il peggio. Fatto è che tu sei rimasto ancorato alla vecchia idea del poliziotto. Io esigo, Pasquale, che tu te modernizzi. E va bene, io mi voglio modernizzare, ma non voglio fare burattino. Se vado al commissario mi vede così mi fa una permessa. Ma il mondo peggio. Cambia, no? Cambierà, ma io non ci voglio stare così. Guarda, non mi posso neanche abbassare. E poi se mi vede qualcuno, che mi dice? Ma non ti dicono niente, ma che vuoi che ti dicono a te? Ma che ti sei messo sotto l'ombrellone? L'ombrellone di tua sorella! Ma io che te l'ho detto io queste cose! Non può dire, mi fanno! E non so rabbia tanto! Sappatore, però sei altro! L'ombrellone mi ha detto, hai capito? E poi sempre con sta macchina, ti ho detto prendi lo Spider, no? Sì, lo Spider, lo Spider! Non c'è sempre! Compro un bel Mercedoli, quello bello americano, va bene? Ecco! No, lo Spider, te lo faccio io a te! Questa è festa! Oh! Così? Ti piace? Non te sta bene? Scanzate. Vabbè, con calma, con calma. Con calma, con calma. Questa è la meglio, che vuoi da me? Non ci si entra. Ma dico, ma perché tinghezzi se la cosa si può risolvere con calma? Ecco qua, andiamo. Vai, vai. E un momento, oh, che mai preso per pittipelli? Non capisco perché dobbiamo sempre litigare per questa stupidezza. Ma quando tutta rabbia diventi violento. Io sono così, braccio violento della legge, un colpo e via. Senti, pupetta, in questo momento mi devi stare molto vicina tu. Più di così. Perché voglio dimostrare a quella della polizia chi è veramente Pasquale Zaccaria. Io da solo, e sottolineo da solo, sgomineremo insieme una banda pericolosa di trafficanti di diamanti. Poi mi ritiro soddisfatto. Nella tomba? Nella tomba? Come nella tomba? Sì, perché noi potremmo pure provarli. Potremmo pure sgominarli. Però ti ammazzano, Pasquale. Scusa tanto, pupetta, ma com'è? Che a provarci siamo in due. A sgominarli siamo in due e a morire ammazzati sono solo io? Lo so io, lo so. E lo sai tu, vabbè. Mi dispiace tanto, giovanotto, ma siamo al completo, posti in piedi. Perché Pasquale Zaccaria sta andando verso la gloria, sta andando verso la riabilitazione. Stai andando verso quel camion, se non fermi! Vuole un
bene un commissario come un fratello. Pensi che lui a me mi dà del tu. Io per ora l'ho messo dentro per ubriachezza e dopo vediamo. Bravo, hai fatto bene. Buongiorno, commissario. Buongiorno, commissario. Zaccaria, ma come ti sei combinato? Io porto questi qui a sviluppare il laboratorio, eh. Che te l'avevo detto io? Reggi questo. Reggi questo. A dopo. A dopo. Maresciallo Frastocchi, tenga questi polli che dopo li dobbiamo esaminare, sì. Allora, Zaccaria, tutta questa urgenza, di che si tratta? Dunque, signor commissario, sto per dirvi che modestamente il vostro ex agente Pasquale Zaccaria qui presente ha scoperto una pericolosa banda di trafficanti di preziosi. E sottolineo modestamente. Abbiamo capito, vai avanti. Sì. Dunque, mi trovavo in cima alla mia vetta quando a un certo momento il mio radar personale non ti va a individuare un camioncino sospetto? Allora io che cosa ho fatto? Armato del mio coraggio, rendo il mio coraggio a due mani e ti scocco una freccia col mio arco che ti va a bucare un pneumatico della gomma dello stesso camioncino suddetto. A un certo momento scendono 40, 50, 200, 800 banditi, non mi ricordo, che erano tutti armati di pugnali, di mitroli, di pistole, di bazucoli, di... Magari... Sì. Bombe atomiche non ne avevano. Non ho indagato, signor commissario, però ho fotografato tutto. Pupetta è giù un laboratorio che sta sviluppando. E chi è sta pupetta? Mia moglie. Non sapevo che te eri sposata. Da due anni. Ah, vai avanti. Sì. Mi avvicino di soppiatto gli accerchi. Tu e chi? Io da solo, è un mio sistema di autoaccerchiamento personale. Poi ho detto, buttate le armi per non fare uno sterminio, diciamo, no? In quel momento piombo in mezzo a loro, signor commissario, mi avrebbe dovuto vedere. Con una mano impugnavo un pugnale, con l'altra mano c'avevo una pistola, con l'altra mano lo stavo strangolando quando... Zaccaria, ma quante mani tiene? Nel momento del pericolo non le ho contate, signor commissario. Per farla breve, in poche parole, in meno di 5 minuti, tutti stesoli, una catacombe. Ecatombe? Ecatombe. Sì, ecatombe, quella lì. Io allora perquisisco il camioncino e che ci trovo? Pombelmi. Perquisisco i pombelmi e che ci trovo? Brillanti. Signor commissario, non mi ringrazi. Ho fatto solo il mio dovere. Zaccaria ha fatto il suo dovere di cittadino italiano. Non voglio premi, non voglio ingomi, non voglio decorazioni. Noi non vogliamo darti né ingomi né decorazioni. Vogliamo semplicemente sapere la verità su questa storia. Zaccaria, oh! Giuro che ho detto la verità. Tutta la verità è altro che la verità. Giuro sulla Bibbia gialla. E ora lo vedremo. Chiamatemi la moglie di Zaccaria. Mia moglie le confermerà tutto, signor commissario. Sa che io non dico mai bugie. Grazie. Ecco, signor commissario, questa è Pupetta, la mia metà. Allora, signora Pupetta, ci dica la verità su questa faccenda. La verità su questa faccenda, signor commissario, è che è arrivato un camioncino lì vicino a casa nostra ed era carico dei pompelmi. Io ne ho preso uno e ci ho trovato di brillanti. E con mio marito siamo venuti qui. Beh, in poche parole quello che ho detto io. Ma i brillanti dove sono? Nero spendo. Non erano nei pompelmi. Poi sono arrivati i polli, li hanno mangiati. I pompelmi? No, i brillanti, signor commissario. Ricapitoliamo. Ricapitoliamo. I ruspanti sono nei brillanti. No, e i brillanti sono dentro i ruspanti. Zaccaria. E quando i pompelmi... Zaccaria, i brillanti sono nei ruspanti. Signor commissario, con tutto il rispetto ci stiamo incasinando. Posso andare avanti? Andiamo avanti. Bisogna aprire i ruspanti per prendersi i brillanti. Dopodiché... Dopodiché si prepara un battuto di cipolla con un po' di rosmarino, un po' di aglio, un po' di prezzemolo, si mette l'aceto sopra e viene fuori una meraviglia. Ma per fare che? Il pollo alla brigadiera, una mia specialità, come non detto. Ecco le foto. Hai sviluppato tutto? Sì. Adesso vedrai, signor commissario. Zaccaria. Sì. Prende i ruspanti e li porti alla scientifica. Ci possiamo sedere? E sedere. E io dove mi siedo? Così finalmente possiamo vedere in faccia questi trafficanti. Quanti erano? 200? Due, signor commissario. Due? Beh sì, quando ho detto io. Comunque non si preoccupi, commissario, le loro facce ce l'ho stampate nella memoria. Cominciamo bene. E questo chi è? Beh, questo è il bandito più alto, non c'entrava tutto nell'obiettivo. Si capisce? E questo è quello più basso, sa, non arrivavo con l'altezza e allora... È chiaro, è chiaro. Quella a destra è mio marito, signor commissario. Sono venuto bene, signor commissario. Zaccaria. Beh, questa è bella, eh? Sono io col pompelmo nel petto. Sì, una foto tridimensionale di mia moglie. Complimenti. Ma insomma, questi banditi, ci sono o non ci sono? Eccoli, eccoli. Ma qui è tutto sfocato, non si vede niente. Colpa dello sviluppo. Castamo pazian! Ma che arrestano? Una mezza capa e un pare di cosce. Zaccaria, Zaccaria! Qui stiamo facendo sul serio, ma tu a chi vuoi sfogare? Ma non ci nervosisca, signor commissario, tanto le foto non servono a niente. Ho preso anche il numero della terra. Già, questo è qualcosa. Qua ce l'avevo sulla ponte della lingua, no? Ecco. Dunque, Roma F 889470. Ecco. Mi scusi la bagnetta, ma che devo... La cipollone. E dove me lo mettevo? Cipolletta.
Mandatemi il cervello elettronico per sapere notizie sulla targa. Ammazzo, la tecnica moderna. Cervello, dimmi se fra le auto rubate c'è la targa Roma F889470. Questo è cervello. Sei sicura? La macchina è stata rubata 2 giorni fa. Bravo cervello, bravo. Arrivederci e tante cose, lei è veramente un cervello in gamba, non avevo mai... Come l'ho detto? Ma che fa quello? Pasquale, era tecnica. Era ovvio che la macchina fosse rubata. Zaccaria, comandi. Tu scoprirai dove sono i brillanti. Nei pompelmi. Sì, ma i pompelmi dove sono? Nel camioncino. E il camioncino dov'è? E questo non lo so. Pasquale, la sveglia, sveglia, dice pullone di pupetta tua. Il commissario sta dicendo che te vuole affidare le indagini. Sei tu che devi scoprire i banditi, Paciuchino. Io? Veramente? Signor commissario, lei dice la verità o mente sapendo di mentire? La signora ha capito perfettamente. Io ti affido le indagini. Grazie, non se ne pentirà. A tutte le auto, a tutte le auto. Si tenga pronta tutta la polizia straniera e italiana. Si tengano pronte tutte le giraffe, le pantere, le leonesse. Tutto il giardino zoologico. L'accelera, accelera, la volante voli. Si tenga pronta la buon costume, la buona Natale, la buon appetito, la buona Pasqua. Tutti quanti. Si tengano pronti anche... Scusi, te, signor commissario, la focola, non capisco. Ma però, te senti male? No, no, benissimo, vuole entrare nel pieno delle mie funzioni. Zaccaria, ma tu non hai capito niente. Non mi affida più le indagini? No, non è che non te le affido, tutto va fatto con una certa discrezione incognita. Certo. Ho scelto te, per le tue capacità. Grazie. E perché non sei più uno dei nostri. I banditi non ti conoscono e a noi serve uno che possa infiltrarsi. E io mi infiltro. Come dire, a noi serve uno che possa mimetizzarsi. E io mi mimetizzo. E come dire, in parole povere, mi serve uno come a te, così, vergine. Hai detto qualcosa al commissario, tu? Io non ho aperto bocca e poi i panni sporchi se lavano in famiglia, no? Zaccaria, comandi. Ascolta. Mi scusi. Saremo in pochi a sapere di questa tua missione. Noi e un agente dell'Interpol che si occupa solo di traffico di brillanti. Mannaggia, lavoro con l'Interpol, come nei film americani proprio. Ma è l'Interpol che collabora con noi, Zaccaria. Ah, una coproduzione. Signor commissario, posso andare? Ma dove vuoi? Io sono, non capisco più niente, l'euforia. Sì, sì, comandi, sì. Allora vai all'hotel Astor. Astor. E cerca di metterti in contatto, se puoi, con Mr. Zoppas. Posso, con Zoppas. Ho capito tutto. Arrivederci alle tante cose, seguo la sua signora. Arrivederci. Saluti il commissario Nelli. Signora. Grazie. Scusi. Prego, signor commissario, dopo di me. Zaccaria, sia chiaro, questo è un lavoro di collaborazione. Di equipoli, diciamo. Mi raccomando, dopo il cervello, non adoperare travestimenti e armi. No, non ci preoccupi. Arrivederci. Auguri. Grazie. Aspetti, mi raccomando, 40-50 travestimenti pronti, barba, capelli e becchi, Ho già preparato tutto. Comunque, io le starò molto vicina. Questo no. E se ti ammazzo? Allora sì. Signor commissario, come mai ha dato un incarico così complicato a un tipo così cretino? Appunto perché è cretino. E noi lo usiamo come esca. Bravo, commissario. Ha visto in faccia i banditi. Ed è talmente cretino che lo beccheranno. E noi, seguendo lui, arriveremo ai banditi. Tutto fatto, può entrare. Fatelo fuori e portatemi i suoi documenti. Mm.
Sigreno non va bene, Sigreno è solo la prima. Che ci posso fare? Come mi sento felice oggi, pupetta. Scusa, fermati un attimo. Perché? No, fermati. Non me va. Scendi, per cortesia, pupetta, per cortesia, ti voglio dare un bacio, scendi. Un momento, Zaccaria, previdente, quando lo frecano? Quando tri, si sente. Sì, vabbè, mamma. Buongiorno. Buongiorno. Senta, io sono venuto... Mi scusi, ma perché quel microfono sull'anello? Ecco qua, vabbè. C'ho un appuntamento col frigorifero. E allora si accomodi in cucina. Mr. Zoppas, please. Ah, Mr. Zoppas, flat number 415, the last chalet in the garden. Ah, grazie. Thank you very much. Ma il numero della camera? 415, in fondo al giardino a destra, è uno chalet. Vabbè. E cerca di nasconderli meglio, sti microfoni. Nel fiore no, nell'occhiello no. Io questo l'ho già visto. Chissà che ci sta seguendo. Ma no, è la tua impressione. Se lo dici tu. Torno subito, vado da Zoppa. D'accordo, lo aspetto. Sì, qui Mr. Zoppas. Ah, signor commissario, buongiorno. Certo, l'idea di usare quel cretino di Zaccaria come esca mi pare ottima. Ha visto i banditi in faccia? Lo sistemo io, nel senso che gli do una sistemazione nel mio piano d'azione. Va bene, la terrò informata. Prego, arrivederci. Chi è? È aperto? Avanti, è aperto. È aperto. È aperto? È aperto. È aperto? Ah, era aperto. Buongiorno, mister. Buongiorno. Sono Zaccaria. Mister Zoppas? Sì. Devo fare un controllo microfonico. Questi sono bottoni normali. 1, 2, 3 si sente? Niente, voglio vedere se c'è un microfono, capito? Ecco. Questo che è? Un microfono? Un orologio. 1, 2, 3 è un orologio. Ah, qualcosa c'è però qua. Che cos'è? Come non detto, una pistola. Vediamo se c'è qua qualcosa. Non c'è niente. Non c'è niente. Tu? È libero. Ma a me quando mi fregano, capisce, Zoppas? Perché qua ci può essere un congegno elettronico là dentro e possono ascoltare tutto quello che diciamo. Bisogna stare attenti. Ecco qua, mi sono accertato che non ci sono microfoni, capisce? Nella nostra posizione di Interpol e di FB12, diciamo. A proposito, lei è solo dell'Interpol o anche dell'FB12? Ma un po' di quello e un po' di quello. Certo che è una cosa forte l'FB12, sì, specie sottocutanea. Beh, anche sotto Canosa di Puglia, sai, adesso hanno fatto l'autostrada che parte dal Brennero e arriva... Buona questa, mi vengono di getto, li sono un istrione io. Visto e considerate che qua dentro nessuno ci può ascoltare, adesso possiamo parlare tranquillamente. Parliamo tranquillamente. Sì. Ecco. Allora. Lei sarebbe il famoso agente Zaccaria. Si parla di me anche in America, eh? Non si parla d'altro. Come sta Richard? Chi è Richard? Nixon, no, Richard. Ah, sta bene. Anzi, la saluto tanto. Grazie, e ossequio anche la sua signora. No, grazie, non fumo. Allora, il commissario Nelly mi ha detto tutto di lei. Sì. Lei ha visto in faccia i banditi. Come adesso sto vedendo lei, vista viroli, Mr. Zoppas. Non so se posso peccare di modestia, ma... Nelly non ci ha detto delle mie qualità? Sì, mi ha detto tutto. È che quando vedo una persona, qua dentro io modestamente ho zoomi, obiettivi, tutto qua. Tutto qua nella chepa. Sviluppo e stampa. Io quando vedo una persona con gli occhi, non ho bisogno di fotografello. Fotografeto. Fotografeto. Chi? Io. Ah. No, lascia parlare me. Scusi, capo. Scusi un attimo. Perché mi pare... Molto lieto, Zaccaria. Enchanteroli. Sono quel famoso agente dell'Interpol, conosciuto di tutto il mondo, mi conoscete? No? Come non detto. Bye bye. Anche loro Interpol? Interdetti per deficienza mentale. Ah, buona questa, buona. Mi è venuta così di getto. Complimentoli. Dove eravamo rimasti? Non mi sono mosso di qua. Col discorso. Ah. Ha studiato il piano? No, ho studiato il basso tubo da ragazzo, poi Pepe non ha più voluto, lasciato stare. Prego, dottore, prego. Il piano per l'organizzazione? Sì, sì, ho studiato tutta la perfezione. Dunque, inizierò il mio repertorio... Adesso canta? No, faccio travestimenti. Ma scusi tanto, Zoppas, ma Nelly non ci ha parlato delle mie qualità, diciamo, travestimentistole? No. No, perché io vado famoso per i miei travestimenti, hai capito? Aspetti, eh? 1, 2, 3... Ecco qua. Oddio, chi è? Il mio netto appena netto. Ecco, il morbillolo. Ci piace? Vuole la calecca? Vuole che vagisco? No, meglio di no, eh.
Questa è la bella che ha latte il neonato. Ci piace? E vuole un po' di latte? No, 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 il latte mi rimane qua. Ah, va bene, scusa. Adesso vado di là e torno, scusa. Ecco qua. Ma questo l'aveva già fatto. Ma no, c'è cascata anche lei. Questo non è quello di prima, Zoppoli, è il gemello. Ah, il gemello. Sì, due gocce d'acqua. Questo non è il morbillo, c'è la rosolinola. Un parto trigemino. Vado e vengo. Ecco qua. Ah, questo è molto bello. Chi è? Come chi è? Sono io, Zaccaria, in persona. Ah, perché lei credeva che era un altro travestimento nella focola. Sembrava proprio un travestito. Travestito in che senso? Nel senso che sembrava un altro. Ah, perché una volta mi ricordo, venne un travestito. Mi sono incasinato, mi scusi. Ce l'ho detto a mia moglie che il cavallo del pantalone è stretto e non lo vuole. Allora, caro collega, sono andato bene? Benissimo. E dopo il travestimento dove va? Beh, questa sera non c'ho impegni. Se vuole possiamo fare una cena a lume di candela. Lo so io dove deve andare. Ah, sì? Dove? Io sono il bandito nascosto di Malloppo. Non è Ferretto. Sono il bandito nascosto di Malloppo. Ma scusi, Zoppoli, se lei mi parla dietro a cossetti, non sento, mi parli qua. So dove i banditi hanno nascosto il Malloppo. Ah, ecco. E come lo sai? Una soffiata. Ah, ecco. Ho saputo che il covo dei banditi si trova nelle catacombe di Sant'Eustorgio sotto il convento omonimo, capito? Catacombe Sant'Eustorgio, convento omonimo. Ora lei deve... Ma Zoppoli, che devo, siamo amici, diamoci del tu qua. Siamo tutti e due dell'FB12. A Zaccaria una parola è troppa e due sono poche. Io so tutto. I love you, strangers in the night. Che? Un omaggio a Frank Sinatra. Ah, dimenticavo una cosa. Com'è la parola d'ordine? Quale parola d'ordine? Ogni agente segreto deve avere una parola d'ordine, specialmente nei momenti di disordine. E allora diciamo, pare che il pompelmo faccia male. Ok, pare che il pompelmo faccia male. No, pare che il pompelmo faccia male. Pare che il pompelmo faccia male. Sì. Posso? Prego. Prima ho detto di no, ma visto che sono di... Ma questo è tabacco. Capita. Beh, ma convegna? Certo. Perché prima ho visto che lei li mangiava con tanto gusto. Allora ho detto, beh, questi qua si gradisco. Sono caschetto male allora. Beh, comunque. Arrivederci, le tante cose. In bocca al lupo, Zaccaria. Parla più pieno che qualcuno sentire. Il nostro amore in cielo viviamo, Zoppoli e me. Idioti, ci tenete tanto a essere riconosciuti. A capo, quello è così cretino che non riconoscerebbe nemmeno sua madre. Basta, avete sentito? Tutto. Andate alle catacombe e aspettatelo lì. Fatelo fuori, non mi piacciono i freddi. Stia tranquillo, capo. Buongiorno madre. Buongiorno. Buongiorno madre. Scusate, questo è il convento omonimo? Veramente questo è l'ospizio di Sant'Eustorgio. Ah, Sant'Eustorgio. Sì, quello. Sì. Grazie. Siamo dame di carità. Dell'FBI. Polizia. No, FBI, Fondazione Benefica Anziani Ipocondriaci. Siamo venuti a portare un contributo, diciamo, a questi nostri vecchietti. Soldi. No, un contributo morale. Oh. Permette che mi presenti. Sono... Donna Pasqualina Zaccaria, contessa di Canosa e di Montegrosso col manico smosso. Questa è la mia signora. La sua signora segretaria? Sì, perché io c'ero un'altra segretaria, signorina. Buongiorno ragazzi. Volevo dare uno sguardo a questi affreschi. Si accomodino. Ma perché ha messo il microfono nell'occhialino? Bello questo. Che è, Picasso? No. Mi sembrava stile Naipoli. Tenga un po' questa. Sì, così. Ecco pure questa. Grazie. Ho sentito dire che qui ci sono delle catacombole. Catacombe? Combe, sì. Effettivamente, si entra da quella parte. Prima di essere un ospizio, era un convento di frati. Sono delle catacombe antichissime, buie, fredde. Fredde? Allora dentro ci tenete la frutta. Frutta? No, frutta no. 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 Buongiorno, non è... Non ho capito, come... Buongiorno nonnetto. Aspetti un momento che mi levo l'apparecchio. Parli buongiorno, pure. Buongiorno nonnetto. Perché strilla tanto?
Non sono mica sordo. Allora perché porta la parete? Perché la mutua me lo passa gratis. Io l'ho preso, ma però me lo levo. Se no, non ci sento. Bravo. Dice che è commendator Pozzetti, sì, che fu nominato commendatore nel 1917, bravo, bravo. No, beh, per carità, che c'è bisogno che vediamo la commenda. Basta, basta, commendatore, racconterà più tardi il seguito alle signore. Ecco, più basta, tardi il seguito alle signore, arrivederci. Questi vecchietti, ma delle volte sembrano tante creature. Effettivamente fa pena, perché credi di essere un commendatore. E invece che? Un principe! Lei l'aveva intuito, vero, contessa? Che sensibilità! Che c'è? Me la rompi. Ah, sì. Grazie. Contessa? 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 Sono io la contessa. Pardon, devo convenire con la segretaria. Giuro, femme, non ci vedo più. E credo da ieri che non mangiamo. Vogliamo andare dai vecchietti? Beh, veramente dai vecchietti. Siccome stanno per andare a pranzo, andiamo dai vecchietti. E c'è il minestrone. E che c'è dentro? Patate, carote, fagioli, sedano e carne di prima qualità. Naturalmente. Pure? Sì. Deve essere molto appetitoso. Prego, prego, venite, venite pure avanti. Ma è giusto per dare un'occhiatina in giro, così. Buongiorno, buon appetito. Comodi, ragazzi, buongiorno. Ecco il minestrone, lo volete assaggiare? Molto volentieri, madre. Non ho molta fame, ma... buono, manca un po' di sele, forse. Ma sale? A me non bevarebbero proprio mai. No, forse manca il pepe. No, il pepe non c'è, forse manca la spezia. No, le spezie ci sono. C'è la spezia? Anche l'aroma è buona. Ma qui manca la carne. Non fa niente. Ecco, adesso noi che ci mangiamo. Va bene pure così. E così dicevo, è buonissimo, suore. Si stanno mangiando tutto loro. Secondo lei che ci manca? Secondo me manca tutto il minestrone. Forse è meglio che andiamo, vediamo più tempo. E queste due disgraziate si sono mangiate tutto il minestrone? E mi adesso cosa ne davo da mangiare a sti pori vecchi qua? Che bello questo santo. Che cos'è, il santo omonimo? Sant'Eustorgio da Venezia. Appunto. L'omonimo veneziano. E lei, madre, stava parlando prima di quelle famose catacombe. Stavo dicendo che non ci siamo mai entrate. E come mai? Non dovrei dirlo io nella mia qualità di religiosa, ma lì sotto c'è qualcosa di strano. Pombelmi. Come dici? No, voleva dire un'esclamazione tipo corbezzoli. Sì, corbezzoli. Ma continui, madre. Lei dice delle cose veramente interessanti. Pace all'anima loro. Lì ci sono gli spiriti. Ma spiriti proprio nel senso di fantasmi? Sì, 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 sì. Ma voi l'avete mai visti? Ma che siamo matti a scendere là sotto? Però li abbiamo sentiti. Certe volte si sente gente che ride, che cammina, si sentono cose che rotolano. Pombelmi. Corbezzoli. Ecco. Beh, adesso mi rincresce, ma io devo lasciarvi. Altri doveri mi chiamano. Ma loro continuino pure la loro visita. Grazie. Facciano con comodo. Con comodo. Osservino pure. Facciano conto di essere a casa loro. Grazie molte, madre. Spero di rivedervi più tardi. Speriamo. Buonasera. Madre, buone cose. Cosole. Se ne andate. Senti, Pasqua, non bisogna perdere tempo, bisogna trovare un posto per passare la notte, perché qua dobbiamo scendere le catacombe. Tu vai, non ti preoccupare, ci penso io, perché? Ma perché lo sai che sei il mio amore, il mio scendiletto, il mio scelle, per cui guardami le spelle. Senti, basta con i poesie, dobbiamo trovare un posto per passare la notte. Ah, ecco, questo mi sembra un posto sicuro, non ci deve essere nessuno. Come non darlo? Però che gambe quella cara. Selle. Good night. Io, pure avanti. Contessa, contessa, ecco, ri. Sì. Un momento di sbattere. E questo momento scatta l'operazione catacomba. Ecco, ammazza che buio. Luce. Dov'è la luce? Ma non deve avere paura. In quanto che è? Una catacomba.
Al massimo che non ci posso trovare qua. Uno scheletro. Quello è morto. Potaccio non mi convince molto. Dove stava la notte del... Dove stava? Era morto. Tu dovevi essere uno scapestreto. Non è la testa sul collo. Zaccaria, come uomo sei una vera petenzia. Ma che paura ti fanno? Ti do uno schiaffo, ti do. Non devi aver paura di nessuno, tu. Sono tutti morti. Bisogna che si sappia che Zaccaria non ha paura dei vivi. Figuriamoci dei morti. Battiamo la fiacca qui, riposiamo, eh? Tu non mi fai paura a me. E neanche tu mi fai paura a me. Tu non... tu... Non mi fai paura a me! Vai! Tu di là, io prendo per di qua. Tena per il petendone! Adesso tocca a me! Aspetta! Aspetta, continuiamo a giocare! Non ci gioco più con me! Ma fermati, sono un amico! Sì, e io sono un amico. I mortecci. Scusate, non ce l'ho con voi. Chi è stato? Sei stato tu. Io no, hai sbagliato, sotto. Mamma benedetta, non ce la faccio, non ce la faccio. Io questo l'ho già visto. Ma chi me l'ha fatta fare a me? Questa volta... Sandy, tu che mi sembri più buono di tutti, dammi una mani, non ce la faccio più. Farmela addosso o non farmela addosso? This is the question. Ma dove cazzo sono sti pombelbi? Nella nicchia. Grazie. Ecco qua il brillante. Questa volta non mi sfuggirete. Che buio, io qua perirò. Pupetta, non ti vedrò mai più. Mai più. Donna dell'ingornetto, fammi la grezia. Fammi la grezia. Grezia non ricevuta. Qui non c'è. Ci deve essere, se non lo troviamo il capo ci ammazza. È tutta colpa tua. Dovevamo sparargli subito nella catacomba. Tu invece divertiamoci un po', giochiamo con lui come fa il gatto con il topo, facciamoci due risate, tanto è un cretino. Perché non è un cretino? No. Come no? Ma chi ha detto no? Tu. Io no. Vuoi vedere che l'ho detto io? Ah, perciò io sono un cretino. Sì? Adesso falla finita, dai! Invece di litigare, ce la date una mano? Sì, certo. Oddio, che capocciata, meno male che sei arrivata, pupetta, aiutami. E senda Cunegonda che ti ha mandata. Ecco, così, breve, stringimi, abbracciami. Ma che pare questo, è il momento. Miracolo. Oh, miracolo. Oh. Ma che miracolo, cammina. Ah, e che? Povere disgraziate le moniche quando si vestono.
Mi fai accendere per piacere? Sì. Io questo l'ho già visto. Mi sa che ci sta seguendo. Ma no, è una tua impressione. Mi fai solletto col barbotto. Andiamo. Buongiorno. Che bevi, Chera? Un'aranciata, grazie. Un'arancete per mia moglie che è analcolica. E un whisky per me. Che cosa bevi tu, caro? Due arancete. Amare? Amare significa non dover mai dire mi dispiace. Due arancete. Tenga il resto, grazie. Questo è il suo netto. Andiamo, va. Andiamo. Pupetta, la sete non l'abbiamo tolto, ma almeno togliamoci i vestiti. Dove vai? Ah, già, sono io che ho sbagliato. Allora l'abito fa la monaca. Vedi che coppia. Hai capito che roba? La monaca di Monza col marito. Tocca a te. Beh? Lei lo sa che disse Sant'Alfonso? Faccia il barista, non faccio lo stronzolo. È un carettino sta macchina, però una radio a Francisco ce la vorresti pure da me. Ah, no, per questo, che cosa vuoi, mangianese? Mangianese. Te lo compro, non ti preoccupare, chi ti piace? Lucio Battisti. Che ne sei di un becchembo di greno? Che ne sei di un amore profeno? Che ne sei della nostra ferrovia? Che ne sei? Conosci me. Te conosco, ma qua, te conosco, ma stai zitto, però guida, guida un po' più veloce, per favore. Ma non credere che mi rispondano la crepa, tu. Ma devi come comprami il mangianacchi e canti? Vabbè amore, se che devo sapere spezzare un po', non mi sembra così. Tienimela tu, per favore. Ma che so, portacenere? Ma guarda che qui passa il tram! Ammazza che so. Grazie, a vita del Beethoven. Senti, si può passare questo jukebox per piacere? Che non ti piace Beethoven? Per carità, mi piace molto. Prego, prego. Perché Pasquale Zaccaria si spezza ma non si piega. Oh, dici un po'. Ma che è sto fatto che il pompelmo fa le mele? Pere, non è sicuro. Senti, poi ce lo presenti questo che si rompe ma non si piega. C'è qualcosa che non va qua? No, niente tu. Su che ti credi che sono fesso io? Ci spezzo le ossa. Ma dove vai? Cipollone mio. Ma la macchina sta dall'altra parte. Ti sei fatto male, amore mio, povero amore mio. Quasi non ci si crede che a due passi da Roma c'è una campagna così verde. Quando è bella la natura, non avevo mai visto gli uccelli personalmente. Pasquale, però questa non è vita. A casa non ci possiamo andare per paura dei banditi. Non me lo dirmelo. Senti, pupetto, poi ti ho detto un sacco di volte, lo sai benissimo che la moglie di un poliziotto... L'ex, Pasquali! Va bene, la moglie di un ex poliziotto deve avere pazienza, abnegazione, spirito di sacrificio. Ma io ho pazienza, abnegazione, ma mi sono sgoggiata, Pasquali! Ma stai buono, amore, stai calmo, lascia stare questa roba che ti fa male. Adesso di quella situazione si risolve in due ore, perché arriva la polizia, arresti i delinquenti e ce ne torniamo a casa. Sei sicuro, Pasqualino? Beh, sicuro sicuro. Che fai, Nicchi, Pasqualino? C'è un motivo, Pasqualino? Un motivo c'è. Anzi, due. Speriamo che non ce ne siano più. Pasquali, io a te non te capisco. Capisco io. Senti, Pasquali, fammi capire pure a me, perché io mo me sono scocciata e prendo e me ne vado a casa. Siamo accerchiati da preponderante forze nemiche.
volete da noi? Che volete da noi? Che volete da noi? Da te non vogliamo niente. Da lui vogliamo qualcosa. Che cosa possa servire, signori? Volimma a pelle. A pelle, figlio d'Apollo, quel che fece la pelle... No! Che... No! Hai finito di fare il buffone. Adesso vedete. Ma che è impazzita? Impazzita, mia moglie è cintura nera. E tu che sei, cintura marrone? Pardon? Bretella grigia, eh? Ma non fare il cretino, ti faccio vedere io che cosa combino. Sì, sì, vedrai. Ora ve ne accorgete. Ora decolla. Come disse Santo Ken sui sette meri, per voi sono chevoli a me. Brava pupetta, sei l'orgoglio della famiglia Zagaria. Fammi vedere la violenza! Con cinque dita di spazio! Col piede che ti rompa! Te lo... Ah, ammazzali! Tutti sistemati! Ecco fatta! No! Prego! Pupetta, io ti guardo le spelle! In che se ne arrivano 40 e 50 le sistemo io! Tu pensa a questo! Bello! Da Canosa a Timbuktu, tutti morti col ciupo. Mentre tu fai succedere il 48, io vado a fare il poliziotto. Se quei tipi ti danno ancora fastidio, avverti, mia pupetta, che li sistemo io. D'accordo, ma non ti disturbare. Niente disturbo, è un dovere. Adesso lasciami stare perché sto facendo un lavoro di cervello. Perché purtroppo non basta sterminare i banditi, bisogna risalire ai capi. Io ho ispezionato la loro macchina, minuto per minuto, e non c'è niente. E questo che è? Dov'era nascosto? Nel sedile. Sotto? Sopra. Sotto sopra, ecco perché non l'ho visto. Consegnare i pompelmi al barone Francesco di Sandasila. Pupetta, siamo a cavallo. Basta trovare il barone e tutto è a posto. Purtroppo, mica è facile. Chissà dove abita questo. Al chilometro 48 della Gazia. E tu come lo sai, Pupetta? Pupetta, dov'era la notte del 15 maggio, tu? Pasqua, come rompi? Ero con te, dove vuoi che fossi? E io dov'ero? Eri con me. Alibi di ferro. Ma tu come conosci allora l'indirizzo di questo barone? Pasquale, sta su tutti i rodogalchi. Appartiene al Jet Set. E quello un po' così, playboy. Lei procio. Ci penso io. Caro barone di Sandasila, tu sarai sessualmente passivo, ma io sono attivo e riflessivo. Io questo l'ho già visto. Mi sa che ci sta seguendo. Ma è una tua impressione. Mi hai fatto il fringuello alla recchia. Andiamo. Amore, io sono tutta incriccata. Me vado a fare una passeggiata, eh? Va bene, ci vediamo fra poco. Come dicono i francesi, a frappè. Senta, buon uomo. Buon uomo? Buon uomo a me? Buona donna, pardon. Dove stai, barone di Sandasila? Volevo cominciare. Dove stai? Senti, una volta mi cercava sempre, orchidea di qua, orchidea di là. Mo sono diventato vecchio e non mi cerca più. Orchidea, non la cerca più. Ma scusi, orchidea chi sarebbe, lei? Perché non si sente il profumo? Si sente, si sente. Ma questo barone, insomma, c'è o non c'è? Senti, te lo dico perché mi sei simpatico. È partito e non si sa più quando torna. Anche questa volta ho fatto cilecca. Arrivo io e parto la checca.
C'è un telefono da queste parti? Guarda, sta là nella serra, però devi chiedere il permesso al custode. Grazie, zia. Senti? Mm. Guarda che quella è chicca. Ah, lui. Ciao. Ciao, carina. L'importante è la rosa. One, two, three, funziona. Oh, buongiorno. Salve, mi manda... Mi scusi tanto la tenuta, ma sì. Sa, di questi tempi c'è una fiacca. A volte mi vengono come dei colpi di calore. Certo, è caldo. Che cos'è? Lo provi, è tonificante, è corroborante. Ah, è afrocisiaco, sì, diciamo. Quasi. Senta, signora, pardon, volevo dire, il giardiniere mi ha detto che posso telefonare. Dov'è? Ma si accomodi. Oh, ma che bella. Sì. Ma dove l'ha comprata? È in un negozio, un mio scribizio, sì. Diciamo personale. Crepe Georgette. E crepette Georgette. E guarda qui che pantaloni, sono bellissimi. Io me ne intendo. Questa è stoffa di Tokyo. Sì, Tokyo, ma tu non Tokyo. Per cortesia, già non c'è sto telefono. È là. Grazie. Ehi, ma dove va? Mi sfugge. Posso accompagnarla? Ehi! Frocia! Frocia! Frocia a me! Ma Cocò! Lo scusi tanto, è tanto maleducato, mi fa fare delle figuracce! Oh. Beh, io la lascio così lei può telefonare. Grazie. Senta, senta, signorita, dalla man di Carmencita, accettate la violetta nella vostra cameretta, tante cose vi dirà. Secondo me... Frocia! Perché ti sei messo il microfono nel braccialetto? Eh? Il microfono! Fatti gli affareci tuoi, capito? Un cucciotto ti do! Pappagello equivoco. Zopas mi ha dato istruzioni molto precise e dettagliate. Al più presto possibile devo andare al motel dell'Euro e prendo un appartamento. Va bene, andremo al motel. No, guarda, è stato molto chiaro, Zopas, devo andare da solo. Poi anche tu, pupetta, devi capire che quando due grossi esponenti dell'Interpol si incontrano, mica lo fanno in presenza delle mogli, Pasquale, io sento puzza. Ah, deve essere il freno a meno, deve essere. Ma che freno a meno e che freno a meno? Io sento puzza, la situazione non mi convince, Pasquale, Ma scusa tende, pupetta, allora sei una donnetta provinciale. Guarda che se c'è qualcuno di provinciale sei tu, perché io sono nata a Roma e sei tu che sei nata a Canossa di Puglia. Guarda che Canossa di Puglia è nato 320 anni prima di Roma. E quando Giulio Cesare ci disse al console Varrone che tutto passa così. Ah, comunque io domani prendo un appartamento vicino a Arturo. E poi dopo vediamo. Tu non prendi nessun appartamento. E se i cinque banditi si fanno vivi? Siamo morti. E allora? Prendi l'appartamento. Bravo, bravo, cipollone mio. E non mi chiamare cipollone per cortesia. Ma gira che cerco lo SEO. Tu domani vai al motel dei Glicini, entri nell'appartamento che ha affittato Zaccaria. Digli che io ritardo, poi fai tu, basta che lo fai fuori. Mi raccomando, una cosa ben fatta, niente spari, deve sembrare una disgrazia. L'ideale sarebbe di affogarlo nella vasca da bagno. Tu sai benissimo come devi fare per convincerlo a spogliarsi. Ah, ricorda la parola d'ordine, pare che il pompelmo... No, pere che il pompelmo faccia mele. È così. Vediamo se c'è il microfono. Vediamo in questo vas di fiorifindi. E qua non c'è. Quando lo fregano a Zaccaria, ammazza che caldo che fa. Il microfono. A proposito di microfono. Vediamo un po'. Ecco qua. One, two, three, one, two, three, one, two, three, one, two, three, prova microfono, si sente. Senza il tuo amor, i benebinami. Ho sempre sognato di cantare la scala. Chi è? Che cazzo fai tu qua? Vai via, non è il momento adesso, c'ho da fare. Devi solo intervenire in momento di emergenza. Cammina con la di guardia, bussa via. Senti, Vess. Sì. Pere che il pompelmo faccia mele. Ti sei di Canosa? Sì. Mister Zopas ha un impegno e tarderà un paio d'orette. Così ha mandato me per avvertirti e per farti un po' di compagnia. Non ti dispiace, vero, se ti tengo compagnia? No. Sì, sì. Ma, insomma, ma... Scusi, lei di che cosa si impiccia? Qui, ma che cosa fa? Ma te lo faccio vedere io! E poi continua a far casino, non vedo come una figlia! Aiuto!
Ma Pupette, ti giuro che non mi ha posseduto, non c'è stato un condetto Carnelli. Ah, non c'è stato, eh? No. Aiuto, aiuto! Adesso quella disgrazia te la sgredetta. Se viene zoppa, ecco, scheggi condo. La bamboletta è sistemata. Ma che fai adesso? E a questi che gli racconti? Hai capito adesso? Dobbiamo immediatamente scappare dalla porta di servizio, vai! Va bene, pardon darling, vado, li distruggo e torno. Come te ne vai? Tu accorcelo, mi hai preso per fiasco nero. Dai. Io vado a telefonare, tu fai la guerra. Va a telefonare. Gettone, certo. Signorina, per cortesia, devo parlare a un gente. Devo telefonare a Zoppers al telefono. Ma che vuoi? Che non si apre qua? È blocchetta? Signorina, oh, io parlo con... È blocchetta. Per cortesia, mi dite una mano che è blocchetta la signorina Denver. Fatemi uscire, vi prego. È mai possibile che, come vedi, la minigonna capisci più niente? Cammina su, forza. Ah, giovanotto, mi scusi, siccome c'è la signorina che blocchetta dentro, mi dà una mano a sbloccare? Cammina, cammina, va. Signora, scusi, ma quella lì dentro non può respirare. Andiamo, su, cammina. Ma gli do una mano. Ma suo marito ha un fusto. Appunto perché è un fusto. E io in cambio ci do due fustini. No, no. Ma chissà perché nessuna donna vuol cambiare due fustini con uno. Senti, pupetta, qua tre persone abbiamo tentato di sbloccare, ma... Grazie. Non rispondere. Non posso. Pere che il pompelmo faccia mele. Mi scusi, Zoppoli, se non l'ho potuto aspettare al motel. Comunque, i disgraziati li ho riseminati. Complimenti. Bene, è riuscito a fuggire ancora una volta. Molto bravo. Oh, senta, a questo punto bisogna stringere. Mi occuperò io di lei. In che senso? Nel senso che ci dobbiamo parlare. Vada a prendere la sua macchina al motel e mi raggiunga sulla mia barca. Si chiama Pompelmo II. Guarda caso. Sì, è una coincidenza. È al porticciolo numero 4. Ah, numero 4. Va bene, sarà fatto. Arrivederci, Zoppoli. Non è possibile. Così cretino e così immortale. Dove eravamo rimasti? Ah. Io questo l'ho già visto. Chissà che ci sta seguendo. Ma no, Pasquale, la tua impressione. Ma... Te lo dici tu. Disturbo? Scusi, Zoppoli, non volevo interrompere le danze. Ma è successo una cosa che... Mi metto sul letto così sto più comodo. È successo una cosa che se adesso ce la racconto, lei non ci crede, mi creda. A un certo momento, quello dei due fustini, no? Che io volevo fare il cambio con i due fustini col fustone grande. E ci ho detto, ma in fondo questa era una con la minigonna, lei, che stava dentro la cabina telefonica, buona dirò, senza offesa per questa che anche... Allora ho litigato col fustone che dice, oh, mia moglie è gelosa, io non voglio... L'obolo della vecchia lo stavo massacrando. Poi l'ho risparmiato. Qua, forse mi sto ingasinendo. Viviamo, Zoppoli, tutta vita qua. Bella vestaglia. James Bond ci fa un beffo a lei. Posso partecipare? No, è brutto, sembra voluto, sembra. Carina lei. Che sei dell'Arabia Saudita? Come ti chiami? Bianca. Bianca, era prevedibile. Allora, dicevo... Zoppoli, posso partecipare? No. Cioè, queste cose è meglio farle tete a tetto lì. Svelto. Dai. Ricordati che la responsabilità è tua. Se sbagliamo anche stavolta siamo fottuti. E tu ricordati che mettere le bombe è il pane mio. Ho collegato l'ordigno alle ruote posteriori. 300 metri salta tutto. Però ha funzionato. Signor Mottolo?
Signor capitano. Il signor Zoppas lo conosci tu? No. No. Il tuo Pepe non c'è? Scusi, tuo Pepe, come ha detto? Il tuo Pepe, il tuo Pedre non c'è? No. No. Siccome devo andare sull'imbarcazione Pombelmo II, volevo sapere oggi il mare com'è. Io non le consiglierei di scendere in mare oggi. C'è forza 7 e longitudine 0,15, salvo che non cambi direzione il vento. Sa che ieri c'era forza 9 a longitudine 8? Guardatela. C'è molto vento a poppa. Vuoi accendere? Prego. Guarda che la tua tesi mangia le gomme americane, non il tabacco. Ci vediamo. Allora, Zaccaria, come sei arrivato qui? Come sono arrivato? Mi hai sbattucchiato in questo momento qua e sono qua. Tutto a posto, Zoppoli, tutto ok. Sono stato al motel come avevi ordinato. A un certo momento vado per prendere la mia macchina e non si sa per quale mistero la macchina non c'è più. Guarda qua, solo questo ci è rimasto. Non è possibile. Ma non ti preoccupare, io sono assicurato, non è il caso di... Zoppas. Zoppas. Non capisco. Non capisco. Stanno arrivando i banditi. I banditi? Che facciamo adesso? Io non c'ho niente. Tu sei armato? Io spero... spero di cavarmela. Io ti guardo le spelle. Ammazza che grindola, sembra mio masciarefoli, bravissimo! Bravo, dico, così si tratta quei disgraziati delinquenti. Dunque, a un certo momento arriva questa ragazza tutta vambola, mi ha fatto fare uno spogliarello che è la bretella. Dio mio, Dio mio, tu guarda il Padre Eterno, tu guarda il Padre come? Eterno. Nel nome di Zoppas ho organizzato un colpo ora pronobis peccatorbis avere dei collaboratori così ingenui, così stupidi, con tanto amore e tanto ardore e tanta occasione fatta. Ave Maria, piena di grazie, Signore, e tego della conciliazione, concedi a noi tutto questo che... Santa Lucia della distribuzione, dangi una mano, quando io fanno, pandisci meno, pandisci, sia lodato. Non ne so più, Di cosa? Della preghiera del marinaio. Tu devi fare la preghiera dei morti. Ah, dei morti. Requiem eterno nos che scatti invece della... Quei due? Sono due banditi, no? Certo. Tu? Adesso ne vedo uno. Sai chi è? Chi è? Ah, il pezzo. Dei il due. Il cervello della banda? Beh, deve essere un fetendone disgraziato come... No. Mi devo avvicinare. Il capo? Sì. Sono io. Buona questa, Zoppas. Ma che ti vedi scherzare oggi? No. Io non sono Zoppas. Come non sei Zoppas? Zoppas è morto. È morto. Ma tu guarda un po', uno sta tranquillo e bello e buono e vedi che... Ma che vuoi fare, come eterno e cosa fatte, signore? Però travestì da cadavere stai bene. Zoppas, ma che ti vedi scherzare oggi? Vuoi fare la farsa proprio con me? Non è una farsa. È una tragedia. Non afferro bene questo senso di scherzo che... fammela la tendola, Pasqualino, buttati! Scusi, tendo, Zoppas, c'è mia moglie che mi chiama. Un momento, torno subito. Pasquale, Giorgolino, venire, Pasquale. Pasquale, banditi! Pupetta, corri! Che zoppa, sei un disgraziato, ti scotenna tutto tuo! Pasquale, aspetta! Questa va bene, proviamo quella del giallo. Pasquale, come ti senti? Mi sento bagnasciuga. In che senso? Prima ero bagnetto, adesso un asciughetto. Pigliamo le moto, dai. Sì, sì.
andiamo noi! Fai guidare tu! Fai guidare in vita mia! Oddio! Dove sono? Oddio, Zocca, se arrivati io sono freghetto. So, I beg your pardon, sir. Did you see somebody with a motorcycle? When the cycle simple ways, when the school can samurai, should I see a shamani? When the school can body no, all I be where is I? I'm so sick of body way. Yes, in fondo a dentro là. Okay, thank you very much indeed. Pupetto! Io quando mi arrabbio divento nero, divento. Pupetto, dove vieni cacciato? Sei che è arrivato dopo, io tutto da negro, una cosa dopo ti racconto. Vai, Petti. Mamma, ma che fai, Pupetto? Hai paura? No. Hai niente paura, sei con la tua pupetta. E per questo ho paura. Chiedo, come cazzo fanno nei film western a cascare da cavallo e non ti fanno mai male? Hai paura? No. Aspetta, diminuisci la velocità. Ma come faccio? Se poi ti acchiappano. Che fanno? Pupetta, arrendiamoci, c'è il nostro secolo a pezzi, non ce la faccio più! Grandi masoni, se stai a trovare dame rondi italiana! Da comprare in farmacia, ci siamo fatti all'osteria, sei il dottore Dio sei. Io ti voglio baciare, quella bocca di moscato, fammi fare un cin cin, con la tua bocca un bicchiere di vino. Ci vogliamo confessare con un prete che sia francese, che ci dia la soluzione, e si chiami Don Perignon. Vernaccia, vernaccia, ti prendo fra le braccia, barbera, barbera, che sera di passione, barò.
Barolo, se tu mi lasci solo, Verdicchio, Verdicchio, ti picchiameremo. Condesserolo! Io ti voglio baciare quella bocca di mosato, fammi fare un cincin con la tua bocca mi devi dire. Ci vogliamo compensare con un prete che sia francese, che ci dia la soluzione e si chiami Don Perignon. Vernaccia, vernaccia, ti prendo tra le braccia, partea, partea, anche se la di passione. Barolo, Barolo, se tu mi lasci solo, Verdicchio, Verdicchio, ti picchiameremo. Regina Celi! Signor commissario. Signor commissario. Che emozione, deve essere una cosa eccitante essere ricevuto da un pezzo grosso, un ministro come questo. Già. Sì. Signor commissario. Signor commissario. Volevo sapere una cosa, quando mi appunto la medaglia, perché me la appunto la medaglia, no? Sì, sì. Come bisogna chiamarli questi? Non so, eccellenza, eminenza, santità, io non sono pratico. Zaccaria, sì. Facciamo una cosa sì. Migliore. Anzi, vuoi un consiglio? Non lo chiamare proprio. Beh, forse è meglio. Ah. Mi scusi, signor commissario. Signor commissario, volevo sapere se questa giacca va bene per l'occasione, sai, a quadri, no? Ma Zaccaria, la giacca! Se lei non la guarda neanche... Va, oh. Va, va. Certo però che anche questo pezzo grosso non è che possiamo aspettare mezza giornata. La gariglia! Mi scusi, all'emozione della decorazione. Dietro su. La gariglia! Riposo! La nazione è grata a voi, figli benemeriti, che con il vostro coraggio, la vostra abnegazione, il vostro sacrificio, contribuite alla salvaguardia di quei valori che sono patrimonio inalienabile della nostra gente. Grazie. Spirito di sacrificio significa volontà ferrea. E volontà ferrea è sinonimo di una sola parola, onestà. Spetta a me il grato compito di portarvi l'alto compiacimento del signor ministro. Bravi, 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 bravi. Chi erano questi? Gli anziani lavoratori del Molise. Bravi. Adesso a chi tocca? A quelli che hanno arrestato i trafficanti di brillanti. Ah, li faccia entrare. Parla bene, però che lo dico. Non ho capito niente, ma parla bene. Potete entrare. Signor commissario, ha detto che possiamo entrare. Noi possiamo entrare. Tu rimani qui. Sì. Se mi servi ti faccio chiamare. E intanto fuma. Forse devo fare un'entrata trionfale. A gentile richiesta, Pasquale Zaccaria. Signor commissario. La nazione vi è grata, figli benemeriti. Scusate il contrattempo, signor ministro. Eccellenza, eminenza. Ma ah, è lui. Santità. Io non... Sì. Figli benemeriti, per il coraggio, l'abnegazione, lo spirito di sacrificio con cui contribuite alla difesa di quei valori che sono patrimonio inalienabile della nostra gente. Spirito di sacrificio vuol dire volontà di ferro. E volontà di ferro è sinonimo di una sola parola d'ordine. Bene che il pombelmo faccia mele. Onestà. In poche parole, spetta a me il grato compito di esprimervi l'alto compiacimento del signor ministro. Bravi, 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 bravi. Ma insomma, chi è questo? Come si è permesso? Signor commissario, senta, signor commissario... Zaccaria! No, volevo sapere la medaglia, me la mandano loro a chiesa perché... Sono 3 anni, Zaccaria, che io aspetto una promozione, una medaglia... Ecco, appunto, la medaglia, voglio sapere se me la mettono per... personalmente. Zaccaria, tu... Levati a mezzo! Oh! Oh! E che ti chiedi? Calma. Lei è un usciere specializzato? Sì. Mi appondi questa medaglia qua. Yeah, che non appondi questo io, come mi nervi? Qua. Siamo lieti di convenire questa onorificenza perché la nostra fede, eccetera, eccetera. Grazie a te. Appuntato? Grazie a te. Becio. Dove stavi la notte del 15 maggio, tu? Io? Non mi ricordo. No, perché tu c'hai una faccia che... Non mi convince. Comunque, ti perdono. Oggi è giornata di festa per Zaccaria. Arrivedercela, tante cose. Mo. Pupetta, amore! Pupetta! Pupetta, dove sei? Che felicità! Sprizzo gioia da tutti i poroli! Guarda, una cosa incredibile! Il ministro mi ha abbracciato, mi ha baciato, mi ha dato una decorazione! La medaglia, sì, questa! Una cosa bellissima, sai! Mi ha abbracciato e mi ha detto... Zaccaria, hai salvato la nazione italiana! Pupetta! Pupetta!
Uomini come te, mi ha detto, sono necessari in questo paese di continue crisi politiche. Alla fine mi abbracciate e mi ha detto, Zagaria. Io questo l'ho già visto. Ma chi? No, non vorrei sbagliarmi, ma ho l'impressione... Mi sa che questo ci sta seguendo. Ma no, è una tua impressione. Ma se lo dici tu. Thank you.